eccoci qui con un nuovo appuntamento del TG del diritto e oggi siamo in compagnia di Raffaele Rossi, consigliere della Corte di Cassazione. Buongiorno, grazie buongiorno, per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Dunque, tante le tematiche di cui parleremo attraverso lei, partiamo subito perché esistono nuovi interventi del legislatore per contrastare gli effetti negativi della pandemia. Si parla tantissimo di blocco degli sfratti, se può spiegarci nel preciso cosa riguarda, ma soprattutto quando si applica. Questo è un tema caldissimo perché riguarda tantissime persone, forse le fasce più svantaggiate dagli effetti economici negativi della pandemia. Diciamo subito che il blocco degli sfratti è già in essere per effetto del decreto mille proroghe del dicembre 2020 che aveva prorogato la sospensione dell'esecuzione tanto dei provvedimenti di rilascio per mancato pagamento del canone, cioè degli sfratti per morosità veri e propri, quanto anche delle esecuzioni di per rilascio degli immobili venduti in sede di aste, cioè quindi di espropriazione forzata. Ora con il decreto sostegni bis si interviene nuovamente e si interviene nuovamente però limitatamente agli sfratti per morosità, la cui esecuzione viene ulteriormente rinviata. E però il governo opera una distinzione, perché opera una graduazione temporale. Che significa? Significa che per i provvedimenti di sfratto, per le ordinanze di convalida di sfratto emesse prima del 28 febbraio 2020, il blocco cessa e dal 1 luglio si può tornare ad eseguire. Invece per le ordinanze di sfratto emesse tra il 28 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020, la proroga delle esecuzioni è fino al 30 settembre 2021. Invece per le ordinanze di sfratto emesse dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, queste potranno essere eseguite dal 1 gennaio 2022. È una misura che incide unicamente sulla fase attuativa. È una misura che ha sollevato molte polemiche, soprattutto ad opera delle associazioni dei proprietari di Confedilizia. Perché? Perché essenzialmente si tratta di una misura che non tiene conto delle esigenze dei proprietari degli immobili. Non consideriamo i grandi proprietari, consideriamo anche i piccoli proprietari che magari traggono delle modeste rendite dagli immobili, i quali non sono esonerati dal pagamento dell'IMU e quindi della relativa imposizione fiscale, e tuttavia subiscono l'impossibilità di ritornare in possesso dell'immobile benché il conduttore non versi il canone anche da tempo immemore. E consideriamo che la blocco degli sfratti, appunto come prorogato, riguarda anche provvedimenti emessi da febbraio 2020, quindi morosità sicuramente anteriori allo scoppio del Covid-19. L'auspicio fondamentale, e chiudo, è quello che queste misure vengano inserite in previsioni di carattere più generale e soprattutto che siano incentivate forme già previste dal legislatore di canoni agevolati e di rinegoziazione del canone per andare incontro alle esigenze dei conduttori e bilanciarle con quelle dei proprietari. Senta, ancora legislazione emergenziale, siamo in zona gialla, molti ristoratori hanno aperto ristoranti, volevo chiederle se ci sono e sono previste misure di sostegno fiscale a loro favore. Sì, in realtà sappiamo che adesso si può mangiare all'aperto e proprio in relazione all'occupazione degli spazi aperti, che sono normalmente spazi pubblici, il decreto sostegni bis prevede la proroga dell'esenzione del pagamento del canone unico. Che cos'è il canone unico? Quindi vengono dispensati dal pagare il canone unico. Il canone unico è una forma di imposizione che comprende la vecchia occupazione del suolo pubblico, l'imposta di pubblicità per l'insegna, per la
per l'occupazione degli spazi a fini pubblicitari. Quindi, in buona sostanza, tutti i ristoratori che vediamo, ma anche le gelaterie, i bar, gli esercizi di attività di trattenimento come gli stabilimenti balneari, che all'esterno fruiscono di spazi pubblici, occupandoli con ombrelloni, tavolini, eccetera, sono dispensati dal pagamento di questo canone unico, che è un costo fisso rilevante, rilevantissimo per gli esercenti. Ancora, per loro è prevista anche la cancellazione, quindi la dispensa dal pagamento dell'IMU per l'acconto, per il primo acconto dell'anno 2021. Però questa misura è prevista soltanto per coloro che hanno i requisiti per accedere al fondo perduto, cioè per i proprietari degli immobili che gestiscano l'attività, che abbiano subito una riduzione del fatturato rispetto all'anno 2019 di almeno il 30%. Senta, la scuola è stata protagonista, possiamo dire, nel bene e nel male in questo periodo di pandemia. Ora il governo sta programmando un progetto, ovvero il piano estate per la scuola. In cosa consiste? Che cosa vuol dire che i nostri ragazzi dovranno andare a scuola anche ad agosto? Diciamo che potranno, non dovranno, quindi non ci sarà nessun obbligo, diciamolo subito a tutte le persone, ai genitori interessati. Il piano è stato un progetto molto ambizioso del Ministero dell'Istruzione, è un progetto che ricalca, si basa su esperienze che in alcuni gli stati esteri sono molto diffusi, soprattutto in America, in Inghilterra. È il progetto delle summer school, cioè delle scuole estive. Cosa significa? Significa tenere aperte le scuole durante il periodo estivo per svolgere attività di rinforzo, di potenziamento dell'apprendimento, di didattica finalizzata all'acquisizione di conoscenze informatiche, di laboratori specialistici quali l'educazione alla legalità, l'educazione all'ambiente, le conoscenze scientifiche, le conoscenze cinematografiche, anche attraverso l'interazione con biblioteche, musei, teatri, cinema. Il punto debole di questo progetto, che è ambiziosissimo, sarebbe una vera e propria rivoluzione, è, come al solito, un problema di disponibilità economica. Innanzitutto, questo piano estate non è un piano nazionale, ma si attiva sulla base di progetti che le singole scuole, i singoli istituti scolastici sono tenuti a depositare entro il 21 maggio, quindi siamo prossimi. E soprattutto sono progetti, sono attività che verranno svolte dal personale amministrativo, dal personale docente su base volontaria, cioè soltanto i docenti che aderiranno, soltanto il personale amministrativo che aderirà, svolgerà queste attività, non saranno costretti a svolgerle, saranno attività retribuite per le quali gli istituti scolastici, ove non riscontrino la disponibilità di docenti, attingeranno ai precari, ai supplenti, quelli che vengono chiamati con termine molto diffuso supplenti, oppure attingeranno a esperti esterni, quindi a educatori che non fanno parte del mondo scolastico, ma che verranno reclutati per svolgere queste attività di tutoraggio dei ragazzi. È un progetto ambizioso, è un progetto sperimentale, è un progetto che si baserà molto sull'interazione tra le scuole e le famiglie. Senta, a proposito di estate, c'è un'altra misura molto discussa dal governo, ovvero il bonus vacanze. Può spiegarci meglio di cosa si tratta? Sì, diciamo subito alle mamme e ai padri che sono in ascolto che se i figli non li volete mandare a scuola, non siete obbligati a mandarli a scuola, li potete mandare in vacanza. Il governo vi dà una mano. Vi dà una mano, questa mano consiste nel bonus vacanze. In realtà il bonus vacanze era stato già programmato per l'estate 2020 ed è stato adesso ulteriormente prolungata la validità di questa misura fino al giugno 2022. In cosa consiste? Consiste in un contributo fino a un massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da almeno 3 persone, misura inferiore per i nuclei familiari composti da 2 persone o addirittura monofamiliari, è un contributo che lo Stato vi dà per andare a soggiornare in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi, bed and breakfast, purché in Italia. Per usufruire del bonus vacanze occorre avere un
nucleo familiare il cui ISEE, diciamo, il cui reddito complessivo non sia superiore a 40.000 euro. Si fa una dichiarazione, si compila un modulo informatico, si ottiene quindi un codice, un QR code, che può essere utilizzato nelle strutture che aderiscono a questa misura. Quindi preventivamente informatevi ovviamente sul fatto che la struttura alberghiera, il campeggio, il bed and breakfast dove volete andare a soggiornare aderisca a questa misura e ottenete uno sconto immediato per il pagamento dei servizi prestato dall'albergatore. La, diciamo, innovazione che è stata introdotta quest'anno con il decreto sostegno è la possibilità di cedere il bonus anche all'agenzia di viaggio che cura l'attività amministrativa, quindi la prenotazione e il pagamento degli importi. Grazie. È una misura di sostegno limitata, ma che potrà essere sicuramente efficace per dare una boccata d'aria agli operatori. Esatto, grazie a Raffaele Rossi, consigliere della Corte di Cassazione, per essere stato con noi in questo appuntamento del TG del Diritto, che tornerà puntualmente settimana prossima. Grazie davvero, grazie, buon a voi, lavoro, a presto.